Adesso, due parole per il duetto, la città della mano, poi con la collaborazione della signora Maria Bruno faremo un po' di scena. Allora, quindi guardate, immaginate questo marchione, sta lì, alla fine siamo liberati, zero di netta, gentile. Signore, tenga mai. Sì, certo. Ma tu con quegli occhietti belli, con quel fare, non sei la farma, sei la paesana. Si mette lì a guardare quella brucia così bella, quelle dittuccia candide e amorose. Non sei da lavorare nei campi, devi cogliere fiori. Ma io non vorrei, non vorrei. Non vorrei, signore, si dice che voi cavalieri, dirà dove siete, si c'è, perché Tellina è una a testa, sa come gira il mondo. Però c'è tutta la tentazione forte, eh? E poi in maniera eleganti, rispetto al masetto, ma ti vedo un po' così, ti fa questo signore che ti parla così. Quel casinetto è mio, vieni, io qui si sta. Sposare me, la città della mano, lì mi dirai di sì, non è lontano, andiamo per mio lì, fra l'altro notare una cosa, andiamo lì, Mozart ha fatto accelerare la figurazione, perché? Adesso la cosa bella di questo duetto che è nella struttura lui fa una frase e lei risponde, ma lei fondamentalmente lui non parla, potrei essere felice, sì, potrebbe essere una buona soluzione, ma ho paura che lui, quindi si dà una... Però guardiamolo dal lato di Don Giovanni. Io vieni bella, c'ho la casetta, ti voglio sposare, tutte queste cosine, ma questa non dice nulla. Adesso immaginatevi di fare questa cosa qua a una che sta lì, che sta pensando, questo faccio una sì, che si mette anche il poverazzo del primo, cioè uno dopo questo, io faccio una proposta alla nostra soprano, ma che non mi dice nulla. Che faccio? E le dico, vieni, vieni! Aumento il tono della voce, non per nulla, da piano si va a mezzo forte. Vieni, mio bello, vieni! Ma sento. Però c'è una cosa che quante volte ho parlato Don Giovanni, l'ho scoperto oggi, mentre venivo qua. Mi fa pietà ma sento, l'unica volta che questa figurazione c'è nel duetto è qua. Perché? Perché? Perché se è un elemento musicale io lo utilizzo, no, sta lì. Mi fa pietà ma sento, è come se non fosse. Dopodiché la frase, quella forte. Con cosa c'è la Zerlina? Quando lei comincerà a parlare a lui direttamente di lui? Io cangerò la tua sorte. Questo parola forte. Presto, lo so più forte. Non so. Mozart ha dato una cosa a Zerlina. Lui fa... Presto, 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 e presto, come dire, sì, prendi, prendi, prendi.
che cambia idea. C'è questo psicopatico che è meraviglioso e che è uno studio psicologico che dice: oh sì, basta, prima che cambi idea, prendimi. Vieni. Dopodiché ripete: oggi dormi un po' amato. Quando canta Lucia il flauto. E quando canta lei c'è il fagotto, cioè è un dialogo a due. Andiamo bene con un carattere pastorale. Andiamo a ristorare le pene di un innocente amore. Innocente, in volta che dice, innocente, un uomo. Oh,
che in effetti è deliziosa, e Mozart riesce a dare a un'aria piena di doppi sensi un candore, una innocenza che solo lui sa dare. Adesso, perché Mozart ha messo? Sentite che c'è una malizia. Ecco, anche su questo no, è benissimo che Mozart ha tolto l'orchestra, in maniera che stia bene. È un certo balsamo che porta addosso, se vuoi, a contatto, tenga bene, ti farò vedere. Allora, ciao.